Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Sono 10.593 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, così come conferma il bollettino nazionale dell'unità di crisi della protezione civile. Le vittime invece sono 541, il tasso di positività è pari al 4,12% sul totale di tamponi molecolari antigenici. Le terapie intensive calano di 49 unità. Il leggero calo in Campania alla curva dei contagi, con un tasso positivi tamponi dell'8,53%, ieri invece era dell'8,99%. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i positivi sono 976, di cui 41 sintomatici. I tamponi esaminati sono 11.441, di cui 2.082 antigenici, 25 le persone decedute, 9 nelle ultime 48 ore e 16 in precedenza, ma registrate soltanto ieri, e 791 i guariti. In merito al report dei posti letto su base regionale, calano a 101, ieri erano 105, i posti di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, mentre aumentano i ricoveri nella degenza con 1.470 posti occupati, ieri erano 1.455 su 3.160 disponibili. Il Premier Giuseppe Conte questa mattina ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte è uscito in auto dal Quirinale dal suo arrivo. Dopo il colle prima a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, poi il Premier dimissionario è andato alla Camera dei Deputati per il colloquio con il Presidente Roberto Fico. Conte aveva già comunicato le dimissioni al Consiglio dei Ministri di questa mattina, un Consiglio dei Ministri che tra l'altro si è chiuso con un momento molto affettuoso e gli applausi dei Ministri al Premier. Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo Ministro per ogni giorno di questi mesi insieme, avrebbe detto Conte. Le consultazioni per la formazione del nuovo governo partiranno domani pomeriggio, ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Il Presidente della Repubblica infatti si è riservato di decidere, ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Buone notizie dalla Gran Bretagna, il vaccino anti-Covid di Oxford AstraZeneca, realizzato anche con la collaborazione italiana dell'IRBM, si sta rivelando efficace sulle persone di tutte le fasce d'età, nell'ambito della somministrazione in corso già su milioni di persone nel Regno Unito, primo paese ad autorizzarlo circa un mese fa. Lo evidenzia Downing Street, citando il professor Patrick Vallance, consigliere scientifico a capo del governo britannico. Vallance ha illustrato oggi ai ministri proprio i dati aggiornati secondo i quali questo vaccino, come quello Pfizer-BioNTech, si mostra sicuro e efficace con una risposta immunitaria analoga sia sui giovani che sui più anziani. Intanto il presidente dell'Abruzzo Marsilio ha annunciato in aula oggi nel corso del Consiglio regionale che l'Istituto Zooprofilattico ha evidenziato 3 casi di positività al Covid con variante brasiliana. Positiva è infatti una famiglia di Poggio Picenza in provincia dell'Aquila, di ritorno proprio dal Brasile, casi tempestivamente però individuati e isolati. La famiglia verrà successivamente sottoposta poi al vaccino. Allarme anche all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove si registra un aumento dei casi di contagio tra il personale sanitario. Ad oggi sono 21 i sanitari, medici, infermieri, operatori, sociosanitari positivi al Covid. Dei contagiati 11 sono in forza al servizio autoparco dell'ospedale Cardarelli e nella maggioranza dei casi svolgono funzioni di autisti. Uno degli 11 contagiati tra l'altro è ricoverato nel reparto di terapia subintensiva. Per fortuna gli altri riscontrano solo lievi sintomi e sono in isolamento domiciliare. Altri 5 casi positivi sono stati registrati tra i sanitari in servizio al reparto di medicina d'urgenza. Vasta operazione anticamorra dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che tra Castellammare di Stabia, Napoli, Roma, Pompei, Santa Maria la Carità, Quarto e Castelvolturno, hanno eseguito questa mattina 17 misure cautelari, 12 in carcere e 3 domiciliari, un obbligo e un divieto di dimora a Castellammare, nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo dalla DDA, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle stesse sostanze,
detenzione e porto illegale di armi clandestine anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione. La maxi operazione ha consentito di sgominare un clan emergente, una sorta di terzo polo della criminalità dedito al traffico e allo spaccio di droga, cocaina, hashish e marijuana, che veniva acquistata da fornitori locali ma anche in Puglia e nel Casertano, operante nel territorio di Castellammare di Stabia, nello specifico nel rione Moscarella, con ramificazioni anche in altre zone della Campania. Consueta diretta social per il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che torna sull'emergenza Covid-19 e sul caos scuole. Ascoltiamo un estratto. Io vorrei fare un po' di chiarezza su questa vicenda, sulle competenze che ha il vostro sindaco in relazione alle scuole, e vorrei anche ragionare con voi rispetto alla vicenda riapertura scuole superiori. Spesso mi è stato chiesto relazione alle scuole elementari e medie o agli asili, la scuola dell'infanzia, sindaco, oggi perché non chiudi? Premetto, io comprendo anche da padre tutte le vostre preoccupazioni, tutti i vostri dubbi, le perplessità, in qualcuno percepisco anche un po' di timore legittimo, però c'è una questione: il sindaco, il vostro sindaco in questo caso, ha un solo potere, quello di chiudere le scuole per motivi sanitari. Mi spiego meglio. Quando a dicembre ho provveduto convintamente a tenere chiuse le scuole, c'era una condizione sanitaria che in qualche modo ha sostenuto le mie ordinanze. Addirittura, in una certa occasione, come ricorderete, fu impugnata la mia penultima ordinanza perché il TAR disse che non c'erano state valide motivazioni, come se la pandemia non fosse una valida motivazione, e comunque io ho reiterato quell'ordinanza anche in virtù di alcuni numeri che mi consentivano di dire c'è un rischio forte, c'è un potenziale pericolo per la salute della mia comunità, dei miei piccoli concittadini, come li definisco, e quindi quella ordinanza, motivata sulla scorta di numeri concreti, è riuscita a prevalere anche successivamente su potenziali ricorsi. Ritorniamo a parlare di Covid. Anche l'ASL di Caserta ha diramato oggi il bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio casertano per la giornata di oggi, 26 gennaio. Sono 46 nuovi positivi al tampone, con 177 guariti, ma resta ancora alto il numero dei deceduti, con 8 nelle ultime 24 ore. I test elaborati sono stati 796, per un tasso di incidenza del 5,7%, in discesa rispetto a quanto osservato negli ultimi giorni. Discesa importante dei positivi su tutto il territorio. In vetta per numero di contagi resta ancora Maddaloni con 256 positivi, Caserta con 156 e Mondragone con 149. Terminiamo come sempre con il calcio. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, si gioca la panchina contro lo Spezia in Coppa Italia ai quarti e contro il Parma domenica in campionato alle 18. Contatto De Laurentiis Benitez, ma anche Mazzarri per la sostituzione, anche se lo spogliatoio sembra stare ancora dalla parte del tecnico ex Milan. Capitolo mercato: Malquit è a un passo dalla Fiorentina, Llorente svolgerà le visite mediche invece con l'Udinese. In entrata sembra tutto fermo, anche il capitolo Terzini rimandato alla prossima estate. Sguardo infine proprio alla Coppa Italia, in programma al Maradona giovedì contro lo Spezia. Meret confermato tra i pali, difesa con Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui. Dembe, Bakayoko come sempre a centrocampo. Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen, favorito su Petagna. Ancora un addio invece in casa casertana, quindi parliamo di Serie C, Girone C. Il club rossoblù ha comunicato oggi che nella giornata ha raggiunto un accordo con il direttore sportivo Ivano Pastore per la risoluzione consensuale del contratto. La società, ringraziando il DS per il lavoro svolto, gli augura le migliori sorti professionali. Intanto è già vigilia di derby, infatti ha parlato il tecnico Guidi oggi pomeriggio in conferenza stampa, prepartita in vista del match di domani contro la Juve Stabia in trasferta. Ascoltiamo un estratto. Le sensazioni sono positive, nel senso che la squadra, dopo le ultime prestazioni, ha acquisito entusiasmo, ha acquisito consapevolezza, e soprattutto quando riesce a portare a casa il risultato c'è uno spirito nuovo
dentro lo spogliatoio. Quindi le sensazioni sono positive, nel senso che penso che la squadra continuerà sulle prestazioni e sullo spirito che abbiamo avuto nelle ultime gare, perché siamo consapevoli che quella è la base per ottenere dei risultati. No, noi dobbiamo essere bravi a non pensare al clima degli avversari, noi dobbiamo essere bravi e concentrati sulle cose che dobbiamo fare noi. Sappiamo che la Juve Stabia è una squadra che nella prima parte di stagione, secondo me, ha espresso anche un buonissimo calcio, ha giocatori di talento, abili nell'uno contro uno, ha soluzioni sulle palle inattive perché hanno giocatori di grande struttura fisica, sono giocatori esperti che hanno vinto anche campionati, insomma dobbiamo fare una super partita. Poi, al di là delle problematiche che possono aver avuto nell'ultime partite, ma noi questo non ci deve riguardare, noi dobbiamo essere concentrati in casa nostra e pensare alla nostra prestazione. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata. Questa sera si parlerà ancora di sport e di calcio, infatti torna Sport 91 Live, quindi mi raccomando restate in compagnia di Teleprima. A domani invece per la nostra informazione. Buona serata.